diventa ricco autopullman, sbarca in Modena, sempre vittorioso antisistemismo del Modena. Lanci. Luzzi, Sculli, gran pallone per Albini in mezzo, Cabala! In questa azione dell'Ascoli cerca di mettere in movimento Biebeni, controllo di Biebeni, il sombrero e la rovesciata di Biebeni, 3-0 Modena. Un rilancio in avanti, lunghissimo, pallone. L'abbiamo visto di tutto, ma questo non l'avevamo mai visto. Casa di Gialli Rewind, a casa di Tana Giallo Blu, oggi siamo al fresco, Matteo, siamo veramente al fresco, siamo venuti su da Modena con un 40 gradi, ci troviamo qui a Fiume Albo con un 25-26 gradi, siamo a casa di Riccardo Nardini, che ringraziamo per averci accolto qui da lui, grazie Riccardo. Grazie a voi, ciao a tutti, un ringraziamento speciale per essermi venuti a trovare grazie. In alta montagna. Grazie a te, volevo anche ringraziare innanzitutto anche chi ci dà ospitalità materialmente oggi, che è il ristorante Pizzeria Casablanca, ristorante il nostro pizzeria, set attuale. Si mangia benissimo da queste parti, ragazzi, consigliatissimo. Matteo, io so che tu hai un debole per il nostro ospite di oggi, un debole particolare, quindi lascio l'onore della prima domanda a te. Io ho un debole per Riccardo perché è il vero dodicesimo uomo in campo, poi io come tanti altri tifosi abbiamo notato che lui ha indossato anche la maglietta numero 4, che era il numero di Paolo Ponzo, che tra l'altro è stato di nuovo il numero di Per Greffi quest'anno, capitano, che ha alzato due trofei per il Modena, quindi per questo posso avere il debole. Io la prima domanda che ti faccio, Riccardo, è questa: come è stato il tuo trasferimento, il tuo approccio al Modena, perché sei arrivato dopo il mercato estivo, da svincolato, dico bene? Sì, ho fatto diciamo due apparizioni a Modena, la prima con Stefano Pioli nel 2006, e per sei mesi con Doriano Tosi, direttore sportivo, e poi invece dopo feci ritiro con il Modena nella stagione 2011-2012, dopo la mia apparizione a Empoli in Serie B, feci ritiro con loro per allenarmi, chiaramente avevano già la squadra abbastanza fatta, diciamo che erano già 22-23 giocatori, quindi cominciavano già CPL a quell'ora, Presidenti, Galassini, Morselli, insomma una società seria, importante, e dopo ritiro comunque mi sono sempre rimasto in contatto con col mister e con Fausto Pari, allora direttore sportivo. A ottobre, prima di giocare in casa con Livorno, mi sembra, tornai, arrivai a Modena, ecco. Senti Riccardo, te, oltre che aver giocato nel Modena, ovviamente tutti sanno che sei soprattutto un grande tifoso del Modena, tutti ricordano la famosa traversa di Modena Lecco che ti sei portato a casa, uno dei tanti motivi perché Modena ti adora e ti ama molto. Ma cosa vuol dire per un tifoso del Modena come te, amante del Modena come te, indossare quella maglietta giallo-blu, e che emozioni hai provato la prima volta che hai indossato quella maglia? Il raggiungimento di un sogno di quando sei bambino, no? Quando vieni dalla montagna verso Modena, verso la città, e c'è la squadra della tua città che comunque a quei tempi faceva la Serie C, non era la squadra, no? Che uno dice sei tifoso del Modena perché sei in Serie A, è più semplice per un bambino, certo, o per un ragazzo di oggi che già parte dalla Serie B. Lì era proprio passione pura, riuscire a capire i primi calciatori che tu potevi andare a vedere, gli allenamenti. Avevo tanti amici che studiavano giù a Modena, perché da qua difficilmente non c'erano le scuole superiori, quindi i miei amici studiavano tutti a Modena, stavano in collegio, al Sacro Cuore, al San Filippo Neri, quindi era quando andavo a trovarli o quando ci trovavamo giù, la prima cosa che facevamo era andare a vedere un allenamento, andare a vedere una partita del Modena. E in quei tempi là, dove io andavo a vedere il Modena, chiaramente era ai tempi della Longobarda, quindi è venuto tutto più semplice, no? Anche per appassionarsi sempre di più alla squadra. E poi ho avuto anche la fortuna di giocare insieme a qualcuno e di conoscere qualche ragazzo della Longobarda, e capisci perché un gruppo vince, perché
si fanno amare da una città, e quindi è stato fantastico. Poi la traversa è stata una goliardata che oggi sarebbe difficile fare da Modena a Fiumalbo, però sono cose che sono ricordi che ci portiamo dietro, e che nonostante anche quest'anno, quando il Modena ha vinto, sono tornato allo stadio con 4-5 amici che avevamo portato di una traversa, però abbiamo detto, cioè abbiamo 40 anni, non abbiamo più 17-18 anni, che insomma era... Però ecco, i tempi della Longobarda sono stati fantastici per un ragazzo che non era ancora maggiorenne e che viene a vedere il calcio vero. Certo, e per uno come te segnare una rete, Modena-Trapani, una rete sotto la curva Montagnani, ce la ricordiamo tutti, la tua esultanza incredibile, modello Marco Tardelli. Modello Marco Tardelli alla finale del Bernabeu Italia-Germania, e Riccardo Nadini quel giorno lì somigliavi molto a Marco Tardelli, secondo me anche come gioia, perché l'emozione era veramente forte. Poi perdavamo 1-0 in casa, fai il gol del pareggio, ridai, dopo l'abbiamo vinta, fece gol Ferrari 2-1, quindi insomma il mister Novellino era in tribuna. Vero. La cosa più difficile alla fine è stato sorreggere Taibi sulle spalle, perché mi viene, perché penso che sia stata la gioia di tutta una città, no? Nardini che segna sotto la Montagnani, non vedevano l'ora che accadesse, io per primo, però anche la gente non vedeva l'ora, insomma, di vedermi esultare una volta sotto la Montagnani. E quando è successo, un'altra emozione incredibile, uno dei giorni che ti rimane chiaro, uno dei giorni che ti rimane come i giorni più belli della tua vita, sicuramente. Bellissima questa frase, uno dei giorni più belli della tua vita, Matteo. Parliamo veramente di un cuore giallo blu, non di un giocatore, è diverso. No, però vorrei ricordare che comunque lui è arrivato in un periodo anche purtroppo, forse per lui, anche se in realtà i giocatori forse veri attaccati alla maglia si vedono proprio in quei momenti, non certo paragonabile a quello attuale per il Modena, no Riccardo? Cioè, difficoltà, salvezze da conquistarsi duramente. Hai delle volte il rimpianto di essere arrivato in quel periodo del Modena, o ne vai comunque orgoglioso perché così attaccato alla maglia magari avresti giocato anche in porta? No, ci sono vicissitudini che poi nascono, no? Però alla fine penso che abbiamo fatto ottime salvezze, rischiato la Serie A coi playoff l'anno di Novellino, e il nostro problema purtroppo era più un problema societario, ecco, non si vedeva mai la forza vera societaria, anche se io ripeto sempre che finché ci sono stati CPL, comunque anche lo stesso Amadei, ora è chiaro che con Rivetti è tutto più semplice, no? Per la città, per i tifosi, per la squadra, quindi devi sempre dimostrare, però sicuramente avere una società solida alle spalle che non ti fa mancare niente non è una cosa scontata nel calcio italiano di oggi, e io ho avuto la fortuna di essere in due momenti diversi. È chiaro che quando ti manca la società dietro non è facile giocare, ma più che altro perché si ampliano i problemi e le cose normali sono scontate, invece con una società seria non ci sono mai problemi, non dai mai alibi neanche ai giocatori, a noi giocatori, quindi invece dare un alibi a un giocatore, perdi una partita, è colpa della società, no, la colpa è sempre di chi va in campo e di come prepara le partite, però dopo alla lunga il peso della mancanza societaria si fa sentire. Riccardo, nell'annata di Bucchi, quella che abbiamo sperato, sì, il playoff, abbiamo fatto il playoff, abbiamo sperato la promozione, se Frezzolini butta dentro quella palla, chissà cosa succede. E secondo il tuo punto di vista, cosa è mancato in realtà in quel momento al Modena? Pensi che per esempio la mancanza di Asamoah, che partì per i mondiali, ha creato dei problemi, e se secondo te con Asamoah in campo avremmo potuto poi cercare la Serie A, e quanta è l'amarezza per non aver raggiunto un traguardo così importante quando c'è un marcatore come appunto Christian Bucchi che segna 30 gol in una stagione? Ho avuto due occasioni, no? Una con Bucchi e una con Babacar. Sì. Due grandi attaccanti che hanno fatto veramente bene, ma di attaccanti sono stati tanti a Modena che hanno fatto sempre bene, no? Ardemagni, Stanco, Granoce, quindi ho sempre avuto la fortuna di giocare con attaccanti che facessero tanti gol. È chiaro che quell'annata lì, ti dico, non so cosa è mancato. Gian, ora uno dice Asamoah perché, ma Gian era un ragazzino, era un ragazzo giovane,
che però era una mina vagante, era imprendibile, soprattutto poi quando arrivano i primi caldi. È incredibile. Un ganese che ti arriva a maggio, cioè quando il difensore, sono convinto che quando il difensore doveva marcare Gian, sicuramente si faceva il segno della croce, perché dice: se parte questo non lo prendo neanche con la fune, no? Non credo che sia mancato qualcosa, è mancata un po' di fortuna, perché alla fine la squadra c'era, te la giochi col Mantova, poi c'era il Torino. Mi ricordo anche quella stagione lì che mandarono via Stefano Pioli, esatto. Per poi riprenderlo al posto di Viscidi dopo tre giornate appena, facemmo due sconfitte, Pescara, io arrivai proprio in quel periodo lì, arrivai con Viscidi, ma perché mi voleva Tosi, chiaramente arrivò Stefano Pioli che mi fece fare comunque 7 partite in una squadra veramente forte, sono tutte esperienze, ecco, sono tutte esperienze, è chiaro che per il Modena quella annata lì forse nessuno sperava nella Serie A, però insomma quando ti trovi a giocare una semifinale playoff vuol dire che la stagione è andata strabene, ecco. Assolutamente. Matteo, prego. Riccardo, tu hai avuto come allenatori, Pioli, sì. Bergodi, Novellino, Crespo. Sì. E di nuovo Bergodi. Sì. Qual è l'allenatore con cui ti sei trovato meglio in campo e quello con cui ti sei trovato meglio, magari coincide la risposta, anche fuori dal campo, cioè empaticamente, magari quello con cui si poteva andare un po' meno d'accordo, ecco. Certo. Tra questi. Beh, allora dipende anche dalla mia situazione. Stefano Pioli, ero molto giovane io e vedevi che era un ottimo allenatore. Forse in quel momento lì ero io che non ero ancora in grado di capire determinate situazioni nei suoi confronti, perché comunque quando hai giochi nelle squadre forti, sei ragazzino, devi imparare tanto. Quando ero già più grandicello, quindi si parla del 2012, io penso che l'allenatore che a me personalmente abbia dato di più, sia come insegnamenti che come rapporto, sia stato Bergodi, perché Bergodi era una persona eccezionale, che non ti regalava niente, però ti trattava come un figlio. Mi viene in mente un po' l'Ancelotti, aveva poi questo carattere ancelottiano, diciamo, per vedere un grande allenatore. E la sua, tra virgolette, sfortuna sicuramente per lui è stato arrivare nel Modena che non era così forte economicamente, perlomeno gli anni dopo, perché il primo anno ancora c'erano CPL, Usco, Morselli, Emiliana Serbatoi, quindi c'era una società seria, con gente seria alle spalle, e non c'era mai un problema. Quando invece, come dicevo prima, arrivi che cominciano a scricchiolare dopo quello che è successo un pochino a CPL, e la società non era così forte, anche l'allenatore ne paga. Ma no, ho avuto comunque ottimi rapporti sia con Novellino che con Marcolin che con Hernan Crespo, anche se era la prima esperienza. Ho dimenticato Marcolin, è vero. Sì. Però ho avuto ottimi rapporti con tutti, ho sempre giocato abbastanza con tutti e sono sempre state persone di calcio che hanno sempre dato il massimo, chiaramente per la loro carriera ma anche per Modena, quindi penso che a loro gli si possa veramente recriminare poco, ecco. È chiaro che a seconda della società che trovi anche l'allenatore cambia la stagione, no? Perché non, se sai che hai una squadra di giovani sai come ti devi comportare, se sai che hai una squadra forte perché te li comprano i giocatori sai che devi vincere. Quando sei nel limbo che non si capisce bene e devi fare il meglio possibile, però la società non si sa se vuole puntare sui giovani, se vuole puntare sui vecchi, poi Modena è una piazza comunque che pretende, esatto. Giustamente, e quindi le cose escono un pochino a tratti, prima è colpa di quello, poi l'allenatore, poi la società si nasconde, e invece quando poi è saltato fuori i problemi veri societari diventa veramente difficile lavorare per un allenatore. Hai nominato giustamente prima tutti i tuoi allenatori, nominati Matteo e tu hai ricordato anche Marcolin. C'è un allenatore su cui mi piaceva farti una domanda particolare, perché parliamo dell'allenatore più importante dal punto di vista del nome, anche se come carriera aveva fatto molto poco. Ovviamente parlo di Hernan Crespo, un grande personaggio del calcio mondiale, che a Modena nella sua prima esperienza da allenatore di prima squadra è stato, diciamo, un po' sfortunato, in quanto inizia la stagione pronti via, subito un sacco di infortuni importanti che probabilmente hanno tarpato le ali al suo Modena.
tu pensi che in realtà, perché su Crespo ci sono state diverse polemiche, tu le conosci, certo, bene, ci si allenava poco, un'ora a mattina, poi basta al pomeriggio, non stava a Modena, poi andava sempre a Parma, polemiche che magari forse diciamo strumentali, perché se andava bene nessuno avrebbe tirato fuori. È sempre così. In realtà se ripercorriamo quella stagione, volevo chiedere per l'appunto a te, tutti questi infortuni non ritieni che abbiano effettivamente coinciso con i problemi del Modena? E altra cosa, partite importanti come quella che si è giocata ad Avellino, il Modena giocò benissimo, poi perso, Cesena, non credi che in realtà mancava poco a quella squadra per diventare qualcosa di importante? Sicuramente mancava poco. È chiaro che, ti ripeto, Hernan era la prima esperienza e ha fatto secondo me anche bene. Il problema, torno a ripetere, può essere la, che dopo poi si è rivelato, il problema societario, perché certo, anche un allenatore ha bisogno di sentire, comunque al di là della fiducia e al di là di lavorare, ha bisogno di sentire una società alle spalle. Gli infortuni si gestiscono bene in una società dove non è un problema, certo, comprare un macchinario, certo, il dottore che può lavorare tranquillamente, il fisioterapista che può fare a carta bianca, e queste cose qui alla prima esperienza sicuramente un allenatore possono venire a mancare. Hernan era un personaggio fantastico perché ha vissuto un calcio vero, è stato uno dei tre attaccanti migliori dell'Argentina, cioè si parla di un, esatto, e ora infatti sta dimostrando anche da allenatore che sta avendo grande successo all'estero, ma non è detto che un grande nome diventi subito un grande allenatore. Poi sul fatto che vivesse a Parma, a Modena, ce ne sono tanti altri, no? Ora uno non fa il calcolo delle squadre milanesi o delle squadre romane, ma è impossibile che un giocatore, un allenatore stia a 5 minuti dal campo sportivo, no? C'è gente che vive a Como, si allena alla Pinetina. Bravo. Su quello penso che lui abbia portato, volesse portare il calcio che aveva avuto lui, ha avuto la fortuna lui di fare, quindi allenarsi la mattina. Non è che sono perché non hanno voglia, sono perché sanno che la mattina sei più sveglio. Se ti alleni alle 10:30 della mattina, il tuo cervello è più sveglio rispetto alle 2 del pomeriggio, quindi fai cose. È vero. E tutte le società vere si allenano a quegli orari lì, mangiano insieme, stanno insieme, quindi lui voleva riportare un pochino il grande calcio che aveva avuto lui, la fortuna di aver fatto lui a Modena, e questo in quel momento lì con la società che c'era era impossibile. Ora sarebbe totalmente diverso, su questo sono convinto. Pensi che se ci fosse adesso Hernan Crespo le cose andrebbero diversamente? Sicuramente, perché ha una società dietro che è comunque lì, presente, controlla, capisce, valuta, e questo è fondamentale. Certo. Ma sposo in toto quello che ha detto lui. Anch'io. Cioè, come faccio a non andare ad essere d'accordo con lui? Cioè, come sempre i risultati sono fondamentali. Se il Modena avesse vinto 2 partite invece che perse, probabilmente avremmo parlato di un'altra stagione. Penso che sia simbolico il fatto che, Riccardo, tu in quella partita, il tuo secondo gol che segni con la maglia del Modena, 8 dicembre, tra l'altro Enrico era ospite di una trasmissione TV. Sì, esattamente, da Maini. Facendo un piccolo remember, Modena-Bari, Bari squadrone, sì, come sempre il Modena in queste cose stupisce. Ah, sì, incredibile. 0-0, questo calcio d'angolo, arriva la palla e tu la piazzi, non vai verso la curva, ma tutti magari ti assalgono. Ci tieni a fare un abbraccio verso Hernan, giusto, verso Hernan Crespo? Sì, perché era un periodo particolare, dicembre dopo, poi noi abbiamo fatto veramente un dicembre importante, perché dopo quella partita lì poi siamo andati a vincere col Novara, andammo a Pescara dove mi annullarono un altro gol, dove facevamo una grande partita. Sì, e però io dentro di me sapevo che Hernan stava facendo il massimo, nonostante ci fossero state qualche polemica di fuori, no? Però lo spogliatoio, sono convinto che deve sempre rimanere compatto, e se è compatto lo spogliatoio è fondamentale. Io quella partita lì era la mia 100ª partita con la maglia del Modena, gioco col numero 4, faccio gol al 4° minuto, quindi era un insieme di cose eccezionali. Un gol incredibile, perché e Crespo lì, perché c'era stato, no, gioca non gioca Nardini, alla fine io sono sempre stato, potevo non condividere una scelta, ma l'ho sempre accettata, non ho mai discusso con allenatori per una scelta, e l'allenatore deve scegliere.
e quando riguardo quel gol lì e la sua faccia dico avevi paura che ti dessi un gong al mister, invece lo volevo andare a abbracciare per far capire a tutta la piazza che ci dovevano stare vicino, e l'unico modo in quel momento lì che avevo, sarebbe stato più semplice per il Nardini giocatore andare sotto la Montagnani, tanto ero osannato uguale, e invece io andai a cercare il mister per fargli capire che tutto lo spogliatoio, che se Nardini era con lui voleva dire che tutti quegli altri dovevano essere con lui, perché difficilmente trovavano un giocatore, o bene, ne puoi trovare, ma ci sono uno o due giocatori al massimo che possono essere legati alla piazza perché vivono lì, perché, e quindi quando lo fa un giocatore tra virgolette simbolo che ti va a abbracciare un allenatore, tutti gli altri capiscono la situazione, e al quarto minuto, nonostante questo, che non è facile esultare dopo 4 minuti, la partita è lunga, sono venuti tutti ad abbracciare il mister, a dargli gli schiaffi in testa, perché era giusto che capissero che eravamo tutti con lui e che la piazza doveva starci vicino. Secondo te fu giusto esonerare Crespo in quella stagione? Fu giusto, ha avuto una serie di situazioni che purtroppo legate alla situazione societaria, la società sembrava quasi che fosse costretta per nascondere, secondo me, i problemi, esatto. Richiamare un allenatore che comunque a Modena era amato, gli voleva bene la gente, aveva fatto il passo societario, diciamo, però per i risultati assolutamente no, certo. Perché la partita persa col Cagliari in casa, che vinci e poi perdi in 2 minuti, sono cose che succedono una volta nella vita, 2 volte in tutta la carriera, almeno non puoi dare la colpa all'allenatore, ecco quello ti voglio dire, capito? Certo. Se la palla scotta non è colpa dell'allenatore. Soprattutto non è colpa di mister Crespo, se provvedere a Como, mi dispiace, certo. A Como invece che dopo aver fatto una partita straordinaria, nell'unica cosa semplice di tutta la partita, fa una cosa che Provedel oggi è diventato un grandissimo portiere, no? Quindi sì, voglio dire, ci sono categorie, ci sono età, esatto. Provedel in quel momento lì era giusto che sbagliasse, era giusto che cercasse di capire, anche io ero molto arrabbiato con Provedel come tutta la squadra, ma perché se fai un errore, perché lo fai è un discorso, se hai un eccesso di personalità o di voler dimostrare e tutti ne pagano diventa un problema, però fa parte della crescita di un giocatore, adesso sì. Sono contento che Ivan abbia fatto una carriera importante sia in Serie A e sia un giocatore richiesto da Sarri, sì. Per la Lazio, insomma, vuol dire che ha fatto una carriera importante. Assolutamente. Infatti io ho questa impressione, sentendo le tue parole, che in quel periodo da tifosi si cercasse sempre un capro espiatorio, cioè la colpa è di quello, la colpa è di Crespo, la colpa è di Nardini, certo. La colpa è di Granocci, la colpa. In realtà, se uno va a analizzare, c'era uno che fosse veramente colpa. Sì, è vero, ma l'uomo nero. Purtroppo io ho l'impressione che certe cose, quando devono andare in un modo, vadano così. Certo. E non c'è verso di farle, perché poi alla fine, se tu hai a che fare con qualcosa più grande di te, non c'è modo di evitarlo. Infatti Riccardo ha ragione nel dire che il Modena comunque sotto sotto, e noi da tifosi non lo apprezzammo neanche, fece un dicembre importante, perché vincemmo con il Bari, perdemmo solo 1-0 con Crotone e Pescara, una squadra andata in Serie A, quell'altra fece i playoff, non meritando assolutamente di perdere, e vincemmo con Salernitana e Novara. È un filotto di risultati utili che per una squadra lì non fu apprezzato nel vero modo della parola, no? Perché alla fine comunque con la Salernitana era uno sconto salvezza. Il Novara vinto nettamente, con il Novara 3-0. E però ci sentiva sempre le stesse cose, no? Ma abbiamo vinto per fortuna, abbiamo vinto per quello, per quella. Quando deve andare così, no? Il Rico va così per forza, no? C'è poco da fare, penso che anche Riccardo sia d'accordo da questo punto di vista. Purtroppo, poi Modena è una piazza un po' particolare da questo punto di vista, in cui si cerca sempre di trovare una motivazione, una vittoria, quando semplicemente il Modena vinse con Salernitana e Novara, perché giocò meglio della Salernitana e del Novara e merita una vittoria, tutto qua. No, quello è sicuro, quando succedono queste cose qua, sicuramente c'è qualcosa magari di sovrannaturale che però devi aiutare, no? La società in questo senso deve aiutare, siamo arrivati in un dicembre importante, non abbiamo fatto un acquisto, quindi non facendo un acquisto a gennaio, se non Camara, diventa difficile anche migliorare, perché c'era da migliorare, perché eravamo comunque sempre nella zona play-out, forse in quelle settimane lì potevamo essere salvi, ma comunque qualcosina da sistemare c'era. Poi ci può essere un giocatore scontento perché gioca meno, 2 giocatori, 3 giocatori, e l'importanza di tenere una squadra unita, lottare per un unico obiettivo, che può essere la salvezza, può essere i playoff, può essere la vittoria del campionato, però
i ragazzi, lo spogliatoio, il mister, la società devono avere un obiettivo unico, secondo me, no? E lo devi sapere, poi tutto quello che viene sopra va bene, però se l'obiettivo è la salvezza devi anche fare acquisti e migliorare la squadra per poterti salvare, perché dopo poi gli altri, arrivi a gennaio, tutti si rinforzano, no? A proposito della società, non si può non parlare di Antonio Caliendo, tutti, E questa è una domanda che facciamo a tutti, figurarsi non la facciamo a Riccardo. In realtà, parlando di Antonio Caliendo, bisogna ricordare che con Antonio Caliendo, per onorare, per dire la verità, onor di verità abbiamo anche sfiorato la Serie A con Antonio Caliendo, certo. Siamo andati vicini tanto, così. Testuali parole di Paolo Reggianini, l'ultimo risultato più alto del Modena calcio è stato con Antonio Caliendo, quindi questo gli va riconosciuto. Dopodiché succede qualcosa e credo che, come hai detto te giustamente, quella stagione che poi purtroppo è coincisa con la retrocessione, la mancanza di un personaggio forte all'interno della società credo che si sia sentita. Mi dai un giudizio te su questa società e sinceramente anche su Antonio Caliendo? Reggianini dice così perché è stato l'ultimo percorso del Modena, no? È chiaro che certo. Dopo hai avuto Serie C, Serie D e adesso riparti e è arrivato fortunatamente Rivetti. Caliendo è arrivato a Modena come uomo mercato, non è arrivato a un Modena come patron, si è trovato a fare il patron non avendo forse le possibilità, ma sicuramente non le capacità, perché era un procuratore di calcio, conosceva il calcio, conosceva tanti giocatori. E non si può dire che era un uomo non di calcio, certo. Che non si intenda di calcio, anzi mancherebbe altro, però abituato sempre anche lui a vedere grandi campioni, trovarsi in una società di Serie B a dover spendere dei soldi di tasca tua, quando invece quando sei arrivato a Modena c'era una società dietro, no? C'era CPL, c'era degli sponsor, c'era Caracol, e Nico Sgadoni che non manca mai, insomma, di quando c'è un problema a Modena. E invece dopo con Caliendo patron gli sponsor non c'erano più, quello non voleva più dare soldi, l'altro, quindi i problemi si sono ampliati, certo. E ingigantiti fino a tal punto che non ha avuto, secondo me, la lungimiranza e l'intelligenza di vendere appena è successo il patatrac a CPL. Questo è una cosa che secondo me lui da uomo di calcio poteva prevenire, perché il Modena in Serie B lo vogliono tutti, secondo me, come società, perché è una società sana, è una società che pagava ogni 27 del mese, non aveva mai un problema, è una società messa bene ai livelli di Lega. E quando è successo il patatrac alla CPL, la sua forza e la sua conoscenza calcistica lo doveva portare a capire di mettere la società in vendita come fanno tanti, prendere quello che giustamente aveva speso, se aveva speso qualcosa, ma doveva essere più intelligente sotto quell'aspetto lì. Sì, questo è stato probabilmente il suo vero errore. Secondo me l'errore più grande, al di là, dopo tanti anni, dopo tante cose, dopo averlo vissuto in prima persona, è stato quello, un eccesso forse di... non so neanche di cosa, perché se non era neanche un presuntuoso per quello che aveva fatto nel calcio, dico la verità. E quindi forse è stata una mancanza, dai, che per età ha avuto un problema di salute a novembre di quell'anno lì, l'avevano operato al cuore a Roma, quindi secondo me una serie di vicissitudini che hanno portato il Modena a fare poi piano piano il patatrac. Però se dopo ogni patatrac arriva un Rivetti, ben venga. A volte ben venga un patatrac per far arrivare una persona che sta dimostrando, certo, a Modena, ma non nel Modena calcio, una città intera, la passione, la voglia che ha di sistemare, di fare le cose. Leggo in questi giorni, insomma, il Canarino che è affiliato a società di tutta Europa, di tutto il mondo, e quindi vuol dire che è una persona che vive il calcio e rende il Modena come un'azienda, ma però lo vive anche da tifoso, e quindi compra giocatori per i tifosi, cerca di, senza fare grosse follie, però cerca di sistemare la società in modo e maniera di fare grandi cose. Ecco, questo credo che sia una cosa veramente importante nel calcio italiano di oggi, dove non c'è alcun presidente o pochi presidenti italiani che, esatto, fanno quello, bravo, che sta facendo Rivetti in questo, giustissimo, momento. Giusta puntualizzazione. Ricky, mi fai un breve remember su un piccolo episodio
che tutti i tifosi ricordano riguardo alla tua situazione contrattuale, perché fa piacere che di vederti col sorriso, perché vuol dire che comunque è ricordata bene quella querelle. Abbiamo già capito di che se ricordo bene, correggimi se sbaglio, l'anno appunto dei playoff c'era comunque Salvatore Molina e Luca Calapai che di ruolo erano tuoi concorrenti. Bene o male, tu giocavi o non giocavi, eri credo in scadenza, e ci fu una polemica riguardo al tuo prolungamento, spalmazione, cioè rinfrescami un po' la memoria, perché io di questo non mi ricordo. No, ci fu. Io firmai per il Modena nel 2012 il rinnovo di contratto, feci 2 anni di contratto, nel 2012 dicembre cominciano a parlare già di problemi chiaramente associati. Io ho firmato con Casari, ma con l'ok di Caliendo da Roma, e questo lo potete domandare a Casari in qualsiasi momento. Lo faremo volentieri se ci concedesse l'intervista. È vero, è vero. Sono andato da Casari in CPL a firmare perché avevo la fortuna di aver fatto bene nel 2012, quindi fine campionato con Bergodi, mi volevano diverse squadre e io sono rimasto a Modena per amore della città, chiaramente firmando un contratto anche abbastanza importante per la società, però condiviso con tutti. E poco dopo cominciamo già a parlare di spalmature, quindi feci un anno col contratto che avevo, l'anno dopo cominciarono a riparlare di spalmature, invece poi a quei tempi c'era il DS Raccannella e voleva dimezzare, pensava di aver inventato il calcio lui e di trovare un Montanaro poco intelligente e non mi facevano giocare, ma non era il problema, io non, ripeto, non ho mai saltato un allenamento. È una partita della Stella al Palapanini, mi diedero la possibilità di parlare e mi telefonarono dicendo: sappi che ogni cosa che dici può essere oggetto di multe a seconda di quello che dici, perché non hai il permesso della società, non c'è problemi. Quindi tu feci quell'intervista senza permesso? Se parlo, parlo di me stesso, e quando parlo di me stesso non ho bisogno di nessuno che mi dica quello che devo, posso o non posso fare. Parlo di Riccardo Nardini, non parlo di Modena, parlo della mia situazione contrattuale, anche perché sono un giocatore e anche perché è giusto che se una società tra virgolette non mi vuole più possa andare da altre parti. Cosa succede? Succede che io riesco ad andare a parlare in questa intervista, qualcuno apre gli occhi in società, manda via Cannella e io dopo una settimana, tanto arrivano richieste da Pescara, quindi il Nardini che non giocava, arriva richieste da Brescia, Bergodi era a Brescia. È vero. E quindi dopo mi sono messo a sedere, in 4 minuti ho firmato il contratto con Caliendo e ho rinnovato altri 2 anni a Modena. Quindi sai, le cose, se uno sente, c'è una frase che leggo spesso che siamo tutti buoni o cattivi dipende da chi racconta la favola, no? Certo. E quindi così è stato e ho avuto la possibilità di continuare col Modena e torno a ripetere, se Caliendo forse fosse stato più lungimirante io sicuramente avrei fatto altri 3 o 4 anni a Modena. Quindi se io ti volevo fare una domanda su un personaggio che però tu mi hai già fatto capire su Cannella, quindi no, è un altro uomo di calcio che però abituato a lavorare in determinati ambienti, e Modena non è quell'ambiente lì. Certo. Questo è, trovi più adatto un Vaira, per dire? Ma sicuramente Vaira è una persona che lo vedi poco, un lavoratore che sa il fatto suo, ha fatto una squadra forte con nomi giusti, non andando a prendere chissà chi, è riuscito a vincere un campionato, è andato a prendere un allenatore forte per la categoria e ha creato quel gruppo e quella sintonia che ci vuole all'interno dello spogliatoio. Però lo vedi sempre, sta sempre un passo indietro, nonostante secondo me sia stato l'uomo fondamentale della vittoria del campionato. Lo dicono in molti. Io gli faccio i complimenti, perché poi quando parli con qualcuno di calcio e parli di Vaira, tutti ne parlano bene. E quando nel calcio se ne parla bene, vuol dire che è una persona per bene, che sa, che lavora con correttezza. Poi può sbagliare, come tutti sbaglierà sicuramente, non è che ha la bacchetta magica, però penso che sia stato l'uomo fondamentale per la rinascita del Modena. Sei rimasto in buoni rapporti con Walter Novellino? Sì,
col mister abbiamo avuto tanti battibecchi perché è un personaggio fantastico e ti racconto un aneddoto di Walter che quando c'era il doppio allenamento lui tutte le mattine mandava via un giocatore, no? No, ma bastava un Torello, però mandava sempre via quello che sapeva che doveva giocare. Solo che all'inizio i ragazzi non avevano capito, mentre io ero un po' più sveglio, allora gli dissi: ragazzi, mi toccava andare, mentre questo andava via, giustamente un po' anche con dei cenni, no? Come dire, e dice: stai tranquillo, tanto sabato giochi, quelli che manda via giochi. Dopo abbiamo capito com'era il giochino e alla fine smise anche il mister perché era finita la... però era cabala, sembrava quasi una cabala, era personaggio, ma lui lo faceva per tenere alto la concentrazione, perché il giorno del doppio ti stanchi e lavori sodo i primi 2 o 3 giorni della settimana, insomma per i giocatori sono 3 giorni pesanti, e lui era sotto questo aspetto qui un personaggio fantastico. Assolutamente. Matteo? Io concludo quasi purtroppo questo speciale a casa di domanda. Chiedendoti che rapporto hai tuttora e cosa pensi di lui come calciatore, se ha dato quel che potevo, se visto le doti fisiche comunque anche tecniche dare di più, il rapporto che hai con Checco Stanco, Montanaro come te, un po' più giù, lui è di Pavullo, giusto? Sì. Checco, che ti devo dire, per me è, devo dire proprio la verità, gli voglio bene, per me è stato come un fratello minore ma di testa maggiore, perché Checco è un ragazzo eccezionale che non, anche quando giocava a 20 anni non aveva la testa di un ventenne ma aveva la testa di un adulto, e ha fatto quello che secondo me poteva fare, poteva dare di più, ma ti devi trovare nelle situazioni. La società, quando sei un modenese, giocare a Modena non è semplice, c'è chi la vive in un modo e chi la vive in un altro. Quando è andato via ha sempre fatto bene, ha vinto campionati a Cremona, ha vinto in città importanti. Ora comincia a essere vecchietto anche lui, perché comincia ad avere 35 anni, è andato a Carpi, e sono convinto che quest'anno farà benissimo e farò il tifo per lui, quindi farò il tifo anche per il Carpi, perché tanto è in Serie D, il Modena è in Serie B, quindi possiamo fare il tifo anche per il Carpi, che non c'è problemi, diciamo, dai, quando le società sono vicine di città, Sassuolo, Modena, Carpi, e giocano giustamente in categorie diverse, è giusto fare il tifo anche per i cugini, diciamo, no? Certo. Nonostante che Modena sia sempre Modena, e quindi penso che Checco, lo dico sinceramente, sia stato e lo è ancora, ci sentiamo tuttora. Ora vengo in ritiro tra l'altro a Fiumalbo col Carpi, quindi lo rivedrò molto volentieri. Siamo stati forse gli unici, è stato un ragazzo che io ho invitato al mio matrimonio, lui mi ha invitato al suo, quindi c'è proprio un rapporto vero, ecco, familiare, certo. Diciamo, certo. E quindi sarei di parte, più parlo e più sono di parte. Difficile, però difficile essere super parte. Bravissimo, sì. Bravissimo, per me diventa difficile, perché però è un ragazzo che ha fatto tutto quello che doveva fare e nessuno gli ha mai regalato niente, quello è poco ma sicuro. Siamo al termine ormai, io voglio fare l'ultima domanda che riguarda un particolare a Riccardo. Te hai visto, hai avuto tante soddisfazioni a Modena, ce n'è una sola che però purtroppo non è quella che noi tutti a Modena chiamiamo la fatal Novara, certo. Che ha purtroppo portato, ha coinciso con una retrocessione, con quello, tutto quello che poi ha portato dopo. Quando si parla della fatal Novara, a te cosa viene in mente e cosa ha significato per te quel giorno? Uno dei giorni più brutti della tua vita, come tutti ricordano quelli più belli, ci sono anche quelli brutti che poi ti fanno però ripartire, no? Ci siamo trovati, sapevamo che era un dentro fuori, e le situazioni, l'arbitro non ci ha aiutato, perché dopo abisso, dopo 2 minuti siamo andati in 10 con un rigore, quindi voglio dire 1-0 è un rigore, ribaltare la partita non era facile. E per me è stato un disastro a livello umano, no? Diciamo. E ci siamo trovati dopo 3 o 4 giorni a mangiare allora al Mammut. Io non spiccicai una parola con nessuno, proprio perché io ero deluso, non riuscivo a interloquire con nessuno, perché per me era una sconfitta della città. E nonostante questo, era proprio l'anno, no? Che non c'è mai la possibilità, che ogni tanto leggi ripescaggi. È vero.
Niente. Non lo so, c'è qualcosa, che c'è uno spiraglio, una società che va giù, una società che va su. Insieme a noi quell'anno disastroso lì lo fece il Livorno, no? Che anche loro una squadra comunque forte, che non doveva retrocedere, invece siamo retrocessi tutti e due in malo modo. E Novara è da mettere lì nel libro nero, nei ricordi del libro nero, però che fondamentalmente poi è servita anche a quello per arrivare ad oggi ad avere il Modena di Rivetti. Quindi assolutamente, se deve succedere così, a volte è, come si dice, meglio perdere una battaglia e vincere la guerra, e questo credo che vada messa in quel senso lì. Assolutamente. Io direi che, Matteo, siamo giunti al termine di questa puntata di A Casa di Gialli Rewind. Prima di tutto adesso ci facciamo un bel brindisi offerto dal ristorante pizzeria Casablanca. A voi. Ringraziando. Abbiamo avuto anche il vice sindaco di Fiumara. Ricordiamo questo, ricordiamo il vice sindaco, perché insomma non tutti possono avere. Adesso la Taraso Blu tratta anche politica. Tratta anche politica. Quindi io volevo ringraziare tanto Matteo, come sempre, per la regia, bravissimo Matteo, ovviamente per aver accolto il nostro invito, averci accolto qua a Fiumalbo, Riccardo Nardini. Grazie a voi, grazie. Sperando di vederti presto a Modena, ospite nostro, e vedere una quello senza problemi. Grazie a voi, la Tana Giallo Blu, state facendo una trasmissione importante. Grazie. Siete vicini ai tifosi, lo fate con passione, e chi fa le cose con passione racconta la storia di una società e la storia di una città, è giusto ringraziarlo, e fate il massimo di quello che potete fare. Grazie, ringrazio Riccardo. A voi, sono parole che ci danno tanto tanto orgoglio. Grazie mille Riccardo, e grazie mille ovviamente alla città di Fiumalbo. Grazie a voi, forza Modena. Ciao ragazzi, e sempre forza Modena. Ciao Matteo. Da Ricco Auto Pullman, Barca in Modena, sempre vittorioso antisistemismo del Modena. Luzzi, Smulli, gran pallone per Albini in mezzo, Cabalà! In questa azione dell'Ascoli cerca di mettere in movimento Biabini, controllo di Biabini, il sombrero e la rovesciata di Biabini, 3-0 Modena. Rilancio in avanti, lunghissimo, pallone, l'abbiamo visto di tutto, ma questo non l'avevamo mai visto.